Bella a tutti ragazzi, carichissimi. Oggi ragazzi siamo qui a fare un video dove andrò a valutare i giocatori del Genoa, dai portieri fino alle punte. Allora ragazzi, mi raccomando, abbiamo superato i 50 iscritti, sono felice. Adesso puntiamo ad arrivare ai 100 iscritti, non è un traguardo impossibile. Iscrivetevi al canale, lasciate like se non l'avete ancora fatto. E condividete il video, cliccate la campanella per non perdervi nessun prodotto e adesso partiamo subito con il video. Iniziamo dai portieri. Allora, i portieri iniziamo ovviamente da Perin. A Perin gli do un bel 7. Allora, alla Juve è stato anche un po' trascurato, cioè non ha giocato molto. A Genova è ritornato qua al Genoa e è un altro portiere, sta facendo una carriera splendida, gioca bene a piedi, fa giocare bene la difesa, parate incredibili su Çalhanoğlu, su Ibra, la prima partita su Boga, quello stacco di testa, la smanacciata e 7. Icazzo e Marchetti non gli do un voto, non hanno fatto un buon rendimento quest'anno, però secondo me se ci mettono di impegno, ci mettono di voglia, la voglia di andare, di riuscire a conquistarsi un posto per qualche partita, per farsi un po' vedere, secondo me possono davvero fare bene. Quindi per ora un senza voto. Eliamic senza voto, magari lo valuteremo nei prossimi giorni, no, nei prossimi giorni, cosa dico? Nei prossimi anni, quando sarà un pochino più forte. E quindi andiamo adesso a Biraschi. Biraschi 7+, si sta adattando anche come esterno, ma io preferisco metterlo difensore centrale. Gli do 7+, perché è veloce, agile, forte, fa dei cross buoni, niente male come giocatore. E lo vuole anche la Fiorentina, ci ha proposto Chiellini per Biraschi, ma sinceramente io preferirei tenermi Biraschi ancora qualche anno. Adesso passiamo a Romero Sumaru li metto insieme, perché ragazzi ci do 7,5 a tutti e due. Sì, sono davvero delle bestie, fortissimi, prendono di tutto a qualunque altezza, su qualunque base, e secondo me insieme possono fare bene. Sono ancora tutte e due molto giovani, ma se giocassero insieme, purtroppo Romero non è di nostra proprietà, è di proprietà della Juve, però secondo me potrebbe, se fosse di nostra proprietà ragazzi, potrebbe con Sumaru fare davvero spaccare la Serie A. E ragazzi, 7,5, gli do 7,5 sia Sumaru che Romero. E passiamo adesso a Criscito. A Criscito gli do un bel 8+, Mimmo in buca quasi tutti i rigori che tira ed è davvero forte. Mimmo è il nostro capitano, la Nord proprio stravede per Mimmo, è il nostro idolo Mimmo. E 8+. Adesso passiamo a Goldaniga, 5, ma magari qualcuno mi dirà, ma perché hai dato 5? Merita di meno? No, perché non ha fatto un buon rendimento quest'anno, non ha giocato tanto, però una cosa sicuramente è certa, Goldaniga le poche partite che gioca, le gioca bene, deve guadagnarsi un posto, ma secondo me fra qualche anno questo 5 sarà un 8, ragazzi. Fra qualche anno questo 5 che gli do sarà un 8. Adesso passiamo a Masiello 7, ragazzi, perché lui prende di tutto, in qualunque altezza, qualunque base, non è neanche troppo alto, troppo elevato, però i mister quando hanno Masiello usano Masiello proprio per gli schemi, è un giocatore pieno di esperienza che porta esperienza comunque vada. All'Atalanta l'hanno visto tutti, si sa com'è, questo 7 è meritato per Masiello. Adesso passiamo ai giocatori più di fascia, ragazzi, andiamo dentro con i giocatori esterni e i giocatori che giocano nella fascia.
andiamo dentro con le fasce. Allora, Ankersen 4+. Allora, Ankersen gli do 4+, non mi ha sorpreso, non ha fatto un buon rendimento, però se ci mette di impegno, come ho detto prima, di voglia, questo 4+ si alzerà. Adesso Paiaz Marco 2, non riesce ad alzare bene il pallone, non ha fatto un buon rendimento e secondo me ha ancora tanto da lavorare, tanto da fare. Non è un giocatore, secondo me, adatto al Genoa e io preferirei venderlo. Adesso passiamo a Ghiglione. Ghiglione 7+. Allora, io preferirei dargli 8, però non ha fatto la prima parte di campionato. È stato forte in tutti i sensi, cioè cross perfetti, non buoni, perfetti, velocità, dribbling, corsa, di tutto. Nella seconda parte di campionato, in questa seconda parte, non mi ha sorpreso parecchio, quindi avrei preferito dargli 8, ma gli do 7+. Adesso andiamo con i centrocampisti. Allora, centrocampisti abbiamo Berami fortissimo, 6 e mezzo, fortissimo, gli avrei dato 7, però non lo so, non riesce bene a tirare. L'unica cosa che secondo me è proprio perfetto nei contrasti, al 100% vince lui, un gran giocatore, entra sulla palla, non ha paura di niente, di nessuno. Se c'è Cristiano Ronaldo, Messi davanti, ci va, non ha paura, va contro Ronaldo, va contro Messi, andrebbe contro Ronaldo, andrebbe contro Messi. E Berami per adesso un 6 e mezzo. Schöne 7+, la prima parte di stagione non mi ha sorpreso, anche se è un gol di punizione contro Pepe Reina, contro il Milan. Poi ovviamente sappiamo tutti che ha sbagliato il rigore e come giochi, come dribbling, cioè, conosciamo il vero Scione, abbiamo visto il vero Scione, mentre di punizioni io mi sarei aspettato molto di più dal quarto giocatore che tira le punizioni al mondo, mi sarei aspettato molto 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 di più, sicuramente adesso sarà sceso sicuramente. Adesso, dopo Scione, passiamo a Sturaro. Sturaro 7, un gran giocatore, acquistato dalla Juve l'anno scorso 16 mln, e forte, ha una grande cappoccia, incorna benissimo, e ragazzi, secondo me Sturaro il 7 se lo merita tutto. Adesso passiamo a Cleonise. Cleonise 6, è giovane, può fare bene. Può davvero letteralmente spaccare la Serie A, così come Rovella, ve lo dico già, gli do 6. Rovella e Cleonise 6, quindi due giovani già appunto cercati da Inter e Chelsea. Non mi sorprende, perché Rovella e Cleonise non sono giocatori da niente. E quindi per loro 6, ma questo 6 fra qualche anno potrebbe diventare anche benissimo un 9, potrebbe diventare un 9. Adesso passiamo a Favilli, detto Favillone. Sei anche per lui, mi dispiace tantissimo che non ha ancora fatto un gol in Serie A. Se continua così, che continua a metterci d'impegno come sta facendo, come tutti lo stiamo vedendo, adesso è cambiato completamente, sembra un altro giocatore. Dalla prima parte di stagione è veramente cambiato, sta facendo davvero bene. E grande Favilli, anche se non ha ancora trovato un gol in Serie A, ben presto lo troverà. Se continua con questo rendimento, ben presto troverà un gran gol in Serie A team. Adesso passiamo a Toni Sanabria. Toni Sanabria gli do 7,5, anche per lui. Stagione, prima parte di stagione non perfetta perché un po' travagliata, ecco, e poi inizia
la seconda parte di stagione, ragazzi, alla grandissima, alto livello, Toni. E un gol grande contro il Verona e un gol contro l'Atalanta, ma soprattutto che gol ha fatto, ci ha fatto 70 metri, ha fatto 70 metri contro il Bologna e poi diagonale e gol contro Skolupski. Andiamo con Panda vuoto e mezzo, incommentabile, ma non nel senso brutto, cioè fortissimo, non si può commentare un giocatore così. Perfetto su qualunque circostanza, non delude mai, giocatore eccezionale, nonostante l'età, 8 e mezzo se lo merita tutto, il migliore fino adesso. Ora c'è Pinamonti, delusione, mi sarei aspettato di più da Pinamonti, non ha fatto un buon rendimento, 2 gol soli 5. Anche se nella seconda parte si sta facendo vedere, facendo vedere un po' di più, anche se non ha ancora fatto un gol nel ritorno. Adesso abbiamo Mattia Destro senza voto, non ha ancora giocato, però se continua così il voto ce l'avrà, cioè se continua ad allenarsi costantemente il voto ce l'avrà, e come. Lasciate like, condividete il video se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, cliccate la campanella per non perdervi nessun prodotto, iscrivetevi.